Si chiamava Yedon Pollard, era un bambino che stava, pensate, giocando con due cani della razza Rottweiler, quando per dei motivi ancora ad oggi sconosciuti, uno di loro lo ha letteralmente sbranato e lo ha fatto fuori. Pensate che era ancora vivo davanti proprio alla madre del bambino in questione e alle sorelle di bimbo che hanno visto tutto quello che è successo senza poter andare a intervenire. Una storia drammatica, un bambino piccolo aveva solo 2 anni di età, si è spento a Westmead Hospital a Sydney, in Australia, per colpa di forti gravi ferite riportate in quell'aggressione che si è verificata davanti alle sorelle e all'amata madre. Un bambino piccolo di età, un bambino che aveva tutta la vita davanti e che purtroppo gli è stata portata via per colpa di questi animali, di questi due cani di razza Rottweiler che ovviamente non hanno lasciato scampo al bambino in questione. Una vicenda questa che ha dell'incredibile, che getta una nuova luce su quello che è il presente e soprattutto che ci fa capire che a volte veramente gli animali a volte sono belli da vedere, sicuramente sì, ma a volte quando vengono educati o addestrati male, il risultato poi può darsi che si verifichi. Così, secondo la mia opinione. Da Nando Italiano di YouTube è tutto, iscrivetevi, commentate, al prossimo video.